Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, e siamo qui per verificare, insomma, l'effettiva chiusura della casa vacanze Ciufo. Adesso mi avvicinerò al cancello, proverò a suonare, anche perché fuori pare non ci siano i nomi scritti sulla porta, e vedremo se anche i proprietari ci daranno delle spiegazioni. Salve. Salve, siete su una proprietà privata? Ma stavamo chiedendo. Siete su una proprietà privata, avete 8 secondi per mettervi sul suolo pubblico, già chiamati carabinieri. Ok, siamo fuori. Può rispondere da qui se vuole, è possibile? Noi siamo sul suolo pubblico, lei può parlare da qui? Lei da qui può parlare? No, io sto parlando e basta. Posso fare una domanda, le dispiace? Solo una domanda. Possiamo? No, se n'è andato, ci rinuncio. Ok. Ciao Massimo, sono Riccardo Cristiano di Liberi TV. Noi siamo, buongiorno, ciao. Ciao. Ciao, noi siamo qui, stavamo provando a suonare per vedere se il proprietario di Casa Vacanze Ciufo voleva parlare. Abbiamo suonato, però ci ha subito cacciato dicendoci di allontanarci, ci dava 8 secondi, ci intimava di allontanarci, perché poi dopo avrebbe chiamato i carabinieri, e quindi siamo già sul suolo pubblico, adesso siamo proprio di fronte, diciamo, all'ingresso di Casa Ciufo, e quindi ci ha minacciato dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri. Sì, sì. Comunque noi faremo, come ti ha detto Alessia, faremo questa manifestazione, diremo no a ogni forma di discriminazione di genere, ma diremo no a ogni forma di discriminazione. Giusto. Perché è un caso gravissimo, tra l'altro se ne è aggiunto un altro, se hai sentito. Sì, come no, assolutamente, nel Salento, nel Salento, sì. Nel Salento, io ho chiamato anche in Salento, ho parlato con Pierpaolo Pala, che l'ALA, che gestisce un grande festival in Salento. Faremo un evento anche lì in autunno, in coincidenza con il suo festival, poi diremo tutto nel comunicato stampa. Assolutamente. E per anche lì parleremo appunto di linguaggi che dell'odio, della discriminazione, ma comunque d'accordo anche con le associazioni locali, adesso stiamo cercando di coinvolgere tutti i soggetti interessati, faremo in data che definiremo in questi giorni un grande evento proprio lì a Ricadi, con il sostegno di tutti, compresa la sindaca che sì, sì. Subito. Noi infatti la dobbiamo incontrare fra poco, sì sì, molto, molto disponibile persona, si è subito dissociata dalle... Sì, tantissime persone ci hanno espresso, anche a me personalmente, attraverso la mia pagina Facebook, ormai è diventata un po' quasi un luogo nel quale moltissimi scrivono per questo motivo, tantissime manifestazioni di solidarietà, cittadini di Vibo La Valentia, della zona che si sono... dichiarati disposti ad ospitare i due ragazzi discriminati, quindi è vero, questi episodi vanno puniti, vanno comunque segnalati, vanno certo. Condannati, però teniamo anche conto proprio del grande cuore della Calabria. Assolutamente. Tante persone che in questi giorni si sono schierate apertamente per dire no a ogni forma di discriminazione, noi su questa base lanceremo questo grande evento tra la fine di agosto e i primi di settembre, sperando ovviamente che ci sia, ma è già così perché i segni ci sono, ci sia una grandissima adesione da parte di tutti i soggetti, che ovviamente non solo quelli istituzionali, ma quelli privati, le associazioni, tutti quelli che in questi giorni davvero hanno detto no ogni forma di discriminazione. Perfetto, noi ti ringraziamo, diciamo, per questa telefonata. Tra l'altro noi oggi siamo qui con delle altre associazioni per volantinare proprio sulla situazione che si è creata, e vogliamo anche noi sensibilizzare. Facci sapere quando ci sarà questo bellissimo, insomma, evento di dialogo.
dialogo, soprattutto di non discriminazione nei confronti di tutti, che noi verremo appunto e saremo presenti. Grazie mille, ti ripasso Alessia. Lo sappiamo, quindi lo sappiamo. Alessia sarà il nostro punto di riferimento, la nostra punta di diamante, il libro e tutto quello che potremo fare da qui all'evento. Perfetto, grazie ancora, ti auguro comunque una buona estate, malgrado insomma queste vicissitudini iniziali, va bene? Buona serata. Grazie anche a voi. Ciao, ciao. Allora, adesso proviamo a vedere se qualche persona di Contrada Ciuffo ci vuole rispondere sul recente caso di omofobia. Vediamo un po' se ci vogliono rispondere, vediamo un po', facciamo qualche piccola domanda. Salve signora, buonasera, posso farle una domanda? Possiamo? No? Va bene. Qui. Non sono interessati. Vediamo se li possiamo lasciare un volantino. Possiamo lasciarvi almeno un volantino? Non è interessato, va bene, chiedo scusa. Ma non siamo testimoni di Geo, eh? No, non siamo interessati. Allora. Va bene lo stesso. Ah, ok. Era solamente un parere, eh? Salve. Salve, grazie. Le dispiace? Vabbè, grazie mille. Allora, qui scendendo, vediamo se troviamo qualcuno disposto a rilasciarci una piccola intervista. Sì, magari ci fosse qualcuno che è interessato. Lei è quello che ha fatto il posto, dice invece che non sono tutti uguali nella stessa, diciamo, Contrada Ciuffo. Ho mandato un'email all'arcigaia di Napoli. Ah, okay. Invitandole che sono disposto pure a fare una convenzione con loro. Ah, ho capito, era lei. Quindi lei bisogna vedere albergatori e improvvisati. No, ma lei è un albergatore, quindi gli altri sono improvvisati. Noi pensiamo la stessa cosa, se no non saremmo qua, insomma, per dimostrare il contrario. Comunque io le voglio lasciare questo volantino che stiamo, diciamo, distribuendo un po' a tutti. La sua struttura come si chiama? Giusto a questo punto facciamo pubblicità al contrario. Agriturismo e Aven. Agriturismo a Even. Even. Ok, perfetto. Io la ringrazio e spero veramente che possa fare questa convenzione, perché comunque è nello spirito della... Abbiamo ricevuto telefonate, perché via Ciuffo è questa qui, 100 metri più sopra c'è la nostra struttura, abbiamo ricevuto telefonate e abbiamo fatto la smentita che non siamo noi, meno male che è uscito il nome di chi è stato, chi non è stato, perché questo succede quando sono improvvisati. Assolutamente. E mi fa piacere se possiamo fare una collaborazione e dimostrare che nel comune di Ricadi siamo ben disposti ad accettare il turismo, di qualsiasi sesso siano. Veramente lei ha detto tutto. Turismo. Ok, non sa del caso che si è creato in questi giorni per quanto riguarda una casa privata, che è presente questa alla nostra sinistra, che è diventata, diciamo, struttura ricettiva, pubblicizzata su Booking, che però ha messo un cartello, ha pubblicizzato all'interno della propria, di una propria pagina, che non accettano le persone gay e gli animali. Non sappiamo nulla di questa cosa, sì. Lei cosa ne pensa comunque di queste discriminazioni? Ma non sono... cioè... credo che non sia una bella cosa questo. Perfetto, io la ringrazio, comunque le auguro una buona estate e buon proseguimento di vacanza, perché immagino che sia in vacanza. Buona giornata, buona serata. Altrettanto, arrivederci. Allora, la vicenda che si è svolta qui qualche giorno fa ha dell'incredibile. La Casa Vacanze Ciuffo, che è una struttura privata però ricettiva appunto per il pubblico, pubblicizzata su Booking, è stata contattata da due ragazzi che volevano appunto albergare presso questa struttura e poi privatamente, subito dopo, insomma, aver chiesto informazioni, hanno ricevuto dal proprietario di questa struttura un messaggio che, se volete, vi posso anche leggere, dove dice: quello che avete affittato è la guest house della villa. Nella villa madre ci siamo io e mia moglie e i nostri figli. La guest house è indipendente ed è composta da due stanze da letto, un bagno, angolo cottura e veranda di 25 metri quadri. Insomma, si sono informati un attimo su com'era ubicata e soprattutto sulle informazioni proprio logistiche della struttura. In questo caso i ragazzi hanno detto: perfetto, grazie mille. Il proprietario si è premurato di precisare: grazie a lei per aver prenotato, è il primo anno che fittiamo e
la dependanza è nuova, finita a maggio, importante, mi scuso di sembrare retrogradita, non accettiamo gay e animali, mi perdoni ancora. Adesso questo messaggio ha dato un'eco mediatica fuori dal comune, perché ovviamente sottolineare che non si accettano gay e animali è un po' come tornare indietro di 60 anni quando all'epoca delle leggi razziali c'era il cartello nei negozi che non potevano entrare ebrei e cani, che poi è la medesima cosa. Abbiamo avuto la possibilità, sempre tramite Alessia Bausone di Pride Online, di intervistare telefonicamente la vittima, che ci ha praticamente descritto e ci ha confermato l'accaduto. Abbiamo potuto descrivergli ciò che era successo questo pomeriggio, ovvero che il proprietario non ha voluto rilasciarci nessuna intervista. Noi eravamo andati pacificamente per dargli, come si dice, il beneficio della controprova, quindi era giusto ascoltarlo. Ci ha minacciato di chiamare i carabinieri, quindi ci siamo allontanati e nulla, siamo qui a manifestare pacificamente e lo faremo fra poco anche a Ricadi, dove distribuiremo dei volantini con delle altre associazioni, e adesso siamo qui ad esempio insieme a Salvatore Berfiori di Diversi Uguali. Posso? Eccolo qua. Sì, noi siamo assolutamente con questo gruppo e ci vogliamo anche testimoniare che effettivamente la Calabria, rispetto anche a 10 anni fa, ha cambiato tante cose. Giusto ieri, proprio a Catanzaro, c'è stato la prima unione civile tra due ragazzi dello stesso sesso, e quindi voglio dire, è stato fatto qualcosa. Tuttora ci sono dei risvegli a livello civile e collettivo, e quindi diciamo che non siamo d'accordo sul fatto che comunque ancora il nostro territorio risulti come terra di trogloditi, così come è stato descritto. Noi siamo qui anche per incontrare la gente comune, per parlare con i vicini di casa, di Casa Ciuffo, e per capire se effettivamente questo sia un episodio isolato oppure se effettivamente Ricadi cova sotto questa, diciamo, apparenza ricettiva e ospitale effettivamente dei germi di intolleranza e di omofobia. Quindi adesso scenderemo nel paese, incontreremo delle persone, parleremo con loro, ma molto pacificamente. Siamo anche un po', diciamo, io sono rimasto male, anche perché comunque il proprietario della struttura ricettiva non ha neanche voluto rispondere ad una domanda da lontano, perché appunto subito ha detto tra 8 secondi, se non andate via, in stile molto americano, chiamo la polizia, siete sulla mia proprietà, liberiamo i cani. Insomma, vediamo che i toni sono molto esacerbati e secondo me molto sopra le righe rispetto a quanto avrebbe potuto manifestare e comunicare. Però evidentemente anche sfogliando e spulciando il suo profilo Facebook non è solo l'omofobia, in realtà forse il problema è molto più profondo, perché abbiamo visto che, insomma, usa un linguaggio violento, si scaglia contro un certo tipo di minoranze e propugna un certo tipo di messaggi. Quindi evidentemente il personaggio è proprio così. Io volevo chiedere anche a Marco Amendola di Aven, che oggi ha fatto tra l'altro un post che è uscito sulla Lamezia, giusto, dove dicevi cosa esattamente? Ah, no, ho fatto un comunicato stampa, sì, su lameziaterme.it, dove parlavo appunto dei fatti di Ricadi, di questo fatto in particolare, dove ripudiavo l'omofobia e esprimevo la mia solidarietà alla giovane coppia di ragazzi napoletani che è stata rifiutata così senza un motivo, anzi il motivo c'è, il motivo è l'omofobia, appunto l'intolleranza, la paura e la discriminazione verso il diverso. Perfetto, io volevo chiedere un'altra cosa ad Alessia prima di scendere a Ricadi a manifestare. Lì la vittima diceva che avrebbero fatto una manifestazione da qui a breve, probabilmente a settembre, e che comunque te ne daranno notizia, anche perché ti sei sempre prodigata tu a dare voce alla comunità LGBT. Assolutamente sì, loro vogliono organizzare insieme con la sindaca, insieme comunque a tutte le forze
politiche, associative che si sono manifestate in maniera positiva in questo territorio, vogliono organizzare una grossa manifestazione che si concluderà con un momento di riflessione, di dibattito, di confronto qui a Riccadi, qui a settembre, probabilmente anche con le forze politiche regionali, nazionali, si è mossa anche la presidenza della Camera, speriamo che Laura Boldrini possa essere con noi o comunque mandarci un messaggio di solidarietà, ma è un momento di forte confronto in un momento particolare della Calabria, perché stiamo per accingerci a discutere la legge regionale contro l'omofobia e la transfobia, che mette a disposizione una piccola somma, sono 30.000 euro, però per la cultura, la formazione, la prevenzione di episodi come questo. Riccardo Cristiano, Liberi TV, da Riccadi, da Casa Vacanze Ciufo e da Contrada Ciufo è tutto. Ora scendiamo a Riccadi e andiamo dalla sindaca per vedere a caldo le sue reazioni.